E sempre dalla 57esima edizione del Sereno Nautico di Genova, con me c'è Fabio Reda, Nautica Trionfale, una nostra vecchia conoscenza, siamo anche amici. Fabio, però da quest'anno siamo nello stand Selva, perché da quello che ho saputo tu rappresenterai questo marchio tutto italiano a Roma e in tutto il Lazio. Certo, è un marchio molto importante. Finora non ero entrato in quanto era rappresentato da un caro amico che è uscito per sua scelta. È un brand molto conosciuto che abbraccia quasi tutte le categorie della piccola nautica, dal tender al gommone più grande, alle barche da piccole, piccolissime, alle cabinate fino a 7 metri. Con i motori è molto forte, è l'unico azienda motoristica italiana che ancora produce qualche motore in Italia. Ecco, infatti noi vediamo che c'è una bella esposizione per quanto riguarda i motori fuoribordo. Tra l'altro c'è una novità importante, un 40 cavalli che mi dicevi essere la novità di quest'anno. Beh, non è una novità assoluta, però Selva sul 40 cavalli, che è chiaramente uno dei più gettonati in Italia per i soliti motivi di massimo di patente, su quella potenza lì Selva ha il 40-40, il 40-60, il 40-70 e il 40-80 con il Murena, che è un 1016 valvole portato a 80 cavalli, è una potenza non spinta. Io posseggo una moto che è 1000, ce n'ha 160 di cavalli, quindi tutti si preoccupano di questo fatto, ma il motore è tranquillissimo, solo che almeno senza patente finalmente abbiamo pure 80 cavalli, quindi possiamo anche spingere un'imbarcazione abbastanza importante. Lo stand è importante e qua alle nostre spalle c'è un barchino che con veramente poco, con poco più di 5.000 euro si inizia ad andare per mare, è un 10 cavalli con una barca comunque con tanti spazi. Ecco, Selva è attenta anche al diportista, al neofita, colui che oggi magari girando il salone è venuto perché non ha mai avuto una barca, si comincia da piccole barche, piccoli gommoni, poi si cresce e si arriva poi a linee più importanti che Selva offre sul mercato. Sì, beh, come dicevamo prima, Selva prende il cliente dalla base, dai 2 metri, e arriva fino a 7,5 metri, quindi sia sui gomboni che sulla nautica per tutti, no? Sì, è la nautica per tutti ed è anche la nautica che abbiamo sempre trattato noi della Nautica Trionfale. Noi ci stiamo anche rivolgendo da poco alla clientela dei grandi cabinati, ma lo zoccolo duro per noi è sempre stato questo, il cliente, diciamo, della nautica pseudo carrellabilissima o pseudo carrellabile col fuoribordo. Io sono un fuoribordista, uno dei più forti concessionari di motori fuoribordo d'Italia, e continuo così. È ovvio, ormai data l'età che ho raggiunto è difficile che cambi. Insomma, è importante che Nautica Trionfale, ma che soprattutto Selva segua questa filosofia di non dimenticarsi che tante persone per mare non ci sono mai andate, bisogna iniziare a dargli un mezzo che sia sicuramente abbordabile per quello che riguarda l'investimento, ma poi soprattutto che abbiano la possibilità di godere di quello che poi godono anche con barche più grandi, perché con questa barchina piccola noi vediamo degli spazi importantissimi che veramente, insomma, se uno abita in zone che l'Italia ne è piena, si fa poche miglia, ci si mette giù l'ancora e già con questa barchina si prende il sole e ci si diverte. Quindi noi dobbiamo dare questo messaggio che molte persone che vengono al salone magari iniziano oggi ad andare per mare. Certo, tra l'altro poi anche la tendenza di questi ultimi anni, la crisi ci ha portato a dei ridimensionamenti, però l'italiano è un popolo di marinari, quindi nessuno vuole rinunciare, e allora questo brand di barche più piccole sono diventate lo zoccolo duro per ogni centro nautico e permettono a chiunque con 4, 5, 6 mila euro di cimentarsi e allontanarsi dalle spiagge affollate. Noi poi ci siamo sempre rivolti a questo tipo di clientela e li seguiamo anche oltre quello che è la semplice vendita, lì troviamo l'albergo, il posto auto, il rimessaggio in tutto il Mediterraneo, grazie al fatto che io personalmente, essendo figlio d'arte e continuando fino ad oggi, 15 giorni fa ero in mare sott'acqua a pescare i pesci anche di notte, e pratico da sempre, tra le mie conoscenze dirette, gli amici, i colleghi, il cliente ha un servizio a tutto tondo, pure il giornalista è un amico, quindi più di questo ormai, quando diventi vecchio vuol dire che conosci tutti quanti. Ne trai dei vantaggi. Allora invitiamo tutti, se non siete mai stati per mare con una vostra imbarcazione, con una piccola imbarcazione,
Iniziate da Selva. Selva vi accompagnerà in un percorso che inizialmente può essere la piccola barca, poi col tempo, se la passione vi piace sicuramente, perché è coinvolgente, andare per mare non è come rimanere in spiaggia, si vive il mare a contatto col mare, soprattutto si ha quel senso di libertà che solo il mare sa offrire, si va nelle calette, ci si gode una giornata di sole con la famiglia, con gli amici, con le amiche. Quindi invitiamo tutti coloro che magari non si sono mai avvicinati a questo mondo, iniziate, Selva vi accompagnerà. Per chi invece già per mare ci va, ci sono motori importanti che possono dare soddisfazione anche a chi magari già da qualche anno è proprietario e armatore di una barca. Beh certo, pensate che i motori vanno da 2 cavalli ai 250 cavalli, quindi in coppia diventano pure 500, motorizziamo qualsiasi cosa, quindi siete benvenuti. Abbiamo pure delle maestranze eccellenti, siamo nella capitale con 5.000 metri di superficie, con assistenze mobili, assistenze locale, il reparto della vetroresina, la riparazione dei tubi, vi seguiamo in tutto e per tutto, anche sull'albergo, su tutte le altre cose. Se per caso andate in un posto che non conoscete, troverete l'ormeggio, troverete la persona che vi aspetta. E allora complimenti a Flavio per tutto il lavoro che hai svolto in questi anni per la Nautica, e noi vi diamo appuntamento sempre da Nautica di Genova, in mare questa volta. Prendete una barca, staccate gli ormeggi e vivete il mare anche grazie a Nautica Trionfale. Ciao Flavio. Grazie Francesco, come sempre sei un amico.